Influencer, guardando le vostre storie io rimango sempre più perplesso. C'è l'azzurro ma fa un freddo calamoroso. È calamoroso il tuo lessico, capra! No, tranquillo, fa un po' come cazzo vuoi. Mi sono stirato come un verme, scusate. Che senso, scusa? Ti stai registrando, sarai ben conscio di quello che stai facendo, no? Non me ne ero reso conto. Ciccio, qua non c'è da ridere, c'è da piangere. Stavo pensando a una cosa. Vi ricordo che l'ultima volta che questa ha pensato ha detto che il grasso è intelligente. Se io sono alto 1,50 m, non posso mangiare quello che mangia un alto 1,90 m. Prosegui pure. Nel senso, tipo vado al ristorante. Non è che se tipo ordini un piatto di pasta mi dice lo vuoi piccolo, medio o grande? Prego, ordini pure. Una carbonara, quanto è alto? 1,93 m. Va bene, facciamo 3. Oh poverina, perché piangi? Cos'è successo? Ma il mare, qualsiasi cosa che schizza, gli occhiali si sporcano. Cioè stai piangendo perché ti si sporcano gli occhiali? L'olio si sporca mentre la sabbia. Ma per la puttana, non ci credo! Le lenti se metti non puoi andare sott'acqua. La mia dieta salutare mi fa fare la cacca bella. Ma veramente qualcuno interessano queste robe? E poi com'è la cacca bella? Dallo stronzetto, non ho aria nella pancia. Sapere che non passerai la giornata a petare mi rende indubbiamente una persona migliore. Ho scurito questa zona che mi contorna il viso. Capelli, si chiamano capelli. Quando mi sento la febbre ci vado sempre vicino, Che senso, scusa? Mi sentivo caldo? Infatti non mi sbagliavo. Ma che cazzo stai dicendo? La febbre è dei 37 in su, te non sei neanche a 36. Questa è la scadenza, cioè sono scadute tipo 20 anni fa. Ma per la puttana, io suppongo che 04 sia aprile, non 2004. E qua c'è scritto entro. No, ma a me sembra di vivere un incubo. Invece in quelle di prima c'era scritto dep. Dep, deposte. Entro è entro la data in cui andranno consumate. Se lo volevamo fare apposta non ci saremmo riusciti. E qua l'italiano si è spento definitivamente in una singola frase, hai distrutto ogni regola sulle coniugazioni verbali. Ma cos'è? Cosa stai facendo vedere? Che cosa stai facendo vedere, Chiofi? Questo non lo accetto. Guardate che belle le ciglia. Bellissime, fammi provare il tuo filtro. Però così sono capaci tutti. Guardate che belle le mie ciglia. Un effetto lifting all'orecchio. Fa malissimo il collo del piede. Faccio vedere il posto dove siamo. Dai, fa vedere che sono curiosissimo. No need to lie. Oh, I need a friend. Dovete venire qua. Per forza. Per forza, sì, aspetta che chiamo il mio capo. Pronto? Senti, avrei bisogno di un aumento di stipendio. E quanto lo vuoi l'aumento? Almeno 3.000 euro. Ma vai a fare in culo, va. Ma come? Ma poi smettila di fare questi video di merda e vieni a lavorare. Ho sempre avuto le spalle, com'è che si chiamano queste cose qua dietro? Scapole, si chiamano scapole. Ah, quindi da sempre hai avuto le scapole. Pensavo di essere fatto male io. La mia conformazione fisica è così. Ti dico un segreto. Tutti abbiamo le scapole. Stamattina ci mettiamo in macchina per andare a fare il nostro bel weekend e Beppe dice: ma qui ci sono un sacco di spie accese. E facciamole controllare, no? No, ma qua dobbiamo fermarci, ci sono troppe spie. Dici? Ma perché lo dici con quest'aria strafottente? Più che altro poi sei un pericolo per gli altri. Non faccio finta di niente, dico magari si spengono. Magari no, Però per 10 secondi ho pensato, oddio, adesso esplode il motore e moriamo. Moriamo, non moriamo. Però ti sei corretta nella storia dopo. Se moriamo, non muoriamo. Che poi mi ripiglia quello là di libri. Innanzitutto io non sono quello là, ho un nome. Seconda cosa, se scrivi libri con due B non è colpa di nessuno se non tuo. Parliamo di beauty, parliamo di trucchi. Parliamo di beauty, parliamo di trucchi. Ma leggiamo che cosa è scritto in alto in questa storia. Una notte in bianco, Leo, il figlio, respira a volte in maniera strana. Quindi mi preparo velocemente e corro dal pediatra. Però prima... Ma parliamo di beauty, parliamo di trucchi. Follia totale, voi rendeteli famosi con quel cazzo di tasto segui. Lui sostiene che ci siano in commercio queste piante finte che stanno tutto l'anno. Se sono finte è normale che rimangano tutto l'anno. Oppure l'inverno con la neve. Sono di plastica, sono finte. Non è un concetto difficile da capire. Sono le 11:30, magari è anche il caso che vado a togliermi il pigiama. Pensa che io alle 11:30 mi sono rotto i coglioni così tanto di lavorare che il pigiama vorrei rimettermelo per tornare a dormire. Anche se non è vero, io ti amo davvero. Anche se non è vero, lo si fa credere. Ospiti da Barbara D'Urso. Porca troia, no, io mi taglio le orecchie. Porca troia, no. Buongiorno, come state? Secondo voi il buongiorno a che ora l'avrà dato? Buongiorno, a mezzogiorno. Allora, questi siete voi stronzi che li seguite. Oh, questa è troppo capra, mi fa ridere, la seguo. Oh, questa è proprio figa, la seguo. Questo qua dice troppe cazzate, lo seguo. Bravi, così fate il loro gioco. Beh ragazzi, oggi per andare in Croazia 2 ore fermi perché il tampone non andava bene. Quindi si torna in patria, ciccia, niente vacanza. Finché non ho mostrato chi ero.
Sai quanti follower ho? Sto per incazzarmi. Ci hanno lasciato andare. Ma per la puttana, come siamo ridotti? Io adesso fondo il partito del piccone, giuro. Come uno fa la pipì, il pisello sceglie lui dove mandare gli schizzi di pipì. Penso di poter parlare a nome di tutti i pene dotati. Dovresti regolare la mira, secondo me. Vedrai che non ti piscerai più sulle scarpe. Quali sono le cose essenziali da tenere nella borsa? Vai, prendo appunti per le donne. Ho sempre l'iPhone, le AirPods, qualche volta l'iPad, un telomare. Un telomare? Essenziale da tenere in borsa un telomare? Specialmente d'estate. Eh sì, perché d'inverno è comunque essenziale da tenere. Non so se lo userete, ma teniamolo. Tutti di noi abbiamo dei segreti. Tutti di noi non si può sentire. E tutti di noi facciamo delle cose che ci vergogniamo a dire. Io mi vergognerei a dire tutti di noi. Bambini di 6 anni stressati. Ma io ce l'ho sempre. Vabbè, un cazzo, è tua figlia, come fai a non sapere la sua età? Questo modello c'ha il cuoricino a forma di cuore. Partiamo bene, pensavo fosse un cuoricino a forma di culo. Quest'estate sfoggiate tutti il cuoricino sulle chiappe perché crea tendenza. Ma queste persone veramente creano tendenza. Io neanche per comprarmi un pigiama mi farei consigliare da loro. Che su 45 paesi presi in esame l'Italia è 46esima. Ma come cazzo è possibile? Se i paesi presi in esame sono 45, come fa l'Italia a essere al 46esimo posto? Mi leggo già i capelli, così sono pronta, mi strucco e mangio, che sinceramente ho una grande fame. Ma che storia è questa? Queste persone parlano del niente. Sono le 11:30, sono ancora in pigiama. Queste frasi mi fanno incazzare di brutto. Semplicemente perché ha piovuto praticamente fino adesso. Quindi lo stronzo sono io. Quando piove devo comunque andare a lavorare. Adesso partiremo e andremo, mi pare, a Panarea. Queste non sanno neanche dove vanno. E voi che le seguite siete le loro servette. Bravi, continuate a dirle: ma come sei bella, ma come sei fortunata. È fortunata perché voi, seguendole e leccandole il culo, le permettete di girare il mondo in ville della Madonna e yacht, mentre voi continuerete a svegliarvi la mattina per andare a spaccarvi il culo a lavoro. Quando lavo i capelli e non metto alcun prodotto, sembrano ancora più tanti. Ancora più tanti non è italiano, è la lingua della merda. La fragola è veramente considerabile frutto. Sì, punto, non ci sono altre possibilità. È talmente buona che sembra un dolce. Quanta pazienza! Ciao ragazzi, no. Ho fatto ripartire la vostra. Questa qua è fuori. Ebbene sì. Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Non voglio sapere cosa tu abbia fatto perché potrei incazzarmi tantissimo. Sono distrutta, anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Ma lo capite che queste persone con la loro nulla facenza ci prendono per il culo? Contate che, oltre che a cambiare invernale estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa Milano. Questo continuo stentare di viaggi, case, mi fa porco troiare in una maniera devastante. E il bello di avere 37 figli che fanno tutti sport diversi è proprio questo. Sono scesa giù, pensavo che facesse calcio, invece stavo per aprire un altro bambino. Chiamiamo il telefono azzurro per cortesia. E niente, ma andiamo a prendere quello giusto, eh? Speriamo, eh? L'unica cosa che però volevo dirvi è che questa qui la trovate anche nella versione più grande. Ora non ricordo i nomi in questo momento. Cioè non ti ricordi i nomi degli accessori della tua collezione? Questo fa capire davvero tante cose. Oltretutto, se mi mettessi addosso le catenine degli sciacquoni, dei cessi, degli autogrill, sarebbe la stessa cosa. Cosa fate stasera? Schifo, guardiamo le vostre storie. Io stavo scuriosando su Instagram. Ecco, mentre lei scuriosa su Instagram, io spero che un giorno tutte queste persone potranno scuriosare nelle miniere di uranio nel Kazakistan. Io ora vado a piangere nel mio angolino, ma con un'idea in testa. Ciao!